Allora ti faccio vedere un bellissimo risultato e poi risponderò a tre domande che mi hai fatto online per quanto riguarda i fuffaguru, di chi fidarsi, perché oggi come oggi, nell'epoca della multinformazione, non è semplice percepire chi è serio e chi è meno serio. Allora voglio partire innanzitutto con questo bellissimo risultato, così te lo faccio vedere e ti attenziono su una questione, guarda sempre i fatti, fidati dei fatti. Ho messo oltre 100 video dove ci sono nostre sentenze, nostre ordinanze e nostri fatti e ti faccio vedere i risultati cartacei, ti faccio vedere i documenti, in modo che tu sciolga qualsiasi dubbio sulla possibilità di difendersi. Stamattina ho fatto un paio di telefonate dove alcune persone, due persone, queste due persone, ho preso io il telefono, io ogni tanto rispondo al telefono, e mi hanno detto: guarda, grazie alle parole che mi hai detto, mi hai rallegrato la giornata, mi vedevo in mezzo alla strada. E invece gli ho dato delle soluzioni semplici e le hanno capite. E quindi a me questo già basta, poi dopo faranno o non faranno, vedremo. Guarda, guarda che bello, guarda. E ti spiego anche cosa, guarda. Ok, questi sono 41.343, ok, chiuso a 8.000 euro, IFIS Banca, ok, IFIS NPL, No Performance Law, Banca IFIS, quindi debitore 41.353,23, chiuso a 8.000 euro, va bene? Documento 8.000 euro in 5 rate da 1.600 euro, quindi come mai riusciamo a fare questo ottimo lavoro? In questo caso specifico era una fiduzione, quindi questo signore ha firmato una fiduzione, doveva dare 41.353 come garante. Abbiamo smontato la fiduzione, abbiamo dimostrato che i soldi vantati non erano corretti e la banca IFIS ha accettato e abbiamo fatto una transazione per fare in modo che entrambe le parti erano abbastanza contente del risultato. Quindi anche le società, gli NPL, che a volte magari alcune hanno degli atteggiamenti da criminale, molte altre sono professionali, quindi vanno in chiusura e il loro lavoro è quello di, ahimè, prendere no performance law, quindi i crediti deteriorati, e cercare di fare delle chiusure. E loro sanno perfettamente che quando un professionista serio, che non fa fantasie, affronta e difende il cliente, fanno delle chiusure come questa. Quindi, come vedi, puoi fare uno screenshot. L'abbiamo ottenuto qualche giorno fa, vedi? Guarda, anche per dirlo a Cotuzzo, non è vero, non è vero. E invece è vero. Ok? Allora, ti dico anche questo. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i professionisti che mi hanno chiamato. L'altro giorno ho fatto un appello, vorrei fare questa organizzazione, questa federazione di professionisti di un certo livello. Mi hanno chiamato diversi CTU di tribunali, Foggia, Roma, Salerno, Bergamo, proprio CTU di tribunali che vogliono collaborare con me, che mi conoscono, che ci conoscono, che siamo gente seria e facciamo un lavoro serio. Lo faremo. Ho intenzione di fare questo tipo di attività, anche voglio fare un gruppo di pari, fra imprenditori, ho diverse iniziative che voglio fare. Okay. Come vedi, io sia come imprenditore sia come professionista tendo a mettere un po' di equilibrio in tutte le mie attività, però non dimentico mai la gente che ha bisogno e quello che io faccio non è lavorare gratis, perché questo non lo fa nessuno e stai molto attento a chi lavora gratis e ti darò tre regole perché me le hai chiesto e te le do, ma ti do le informazioni gratis. E nei miei video tu stesso, perché ogni santo giorno ricevo telefonate ed email di ringraziamento, tu stesso puoi fare le cose anche da solo. Se segui pari pari i video che io propongo ogni giorno, sulle cessioni del quinto, su fare delle transazioni, poi è normale, se vuoi dei professionisti devi pagare. Allora, mi è stato chiesto di fare una lista di
persone, di fuffa guru per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda gli illeciti bancari, per quanto riguarda diversi argomenti anche in questo settore, ma io non lo faccio, non l'ho mai fatto. Io non parlo male degli altri, io parlo bene di me stesso e di noi, dei nostri risultati con dei fatti. Queste tre regole che per me sono la Bibbia, te le voglio dare e le voglio condividere. Allora, uno, chi parla troppo degli altri non lavora su se stesso. Io nella mia esistenza, nella mia vita, non ho mai conosciuto una persona di successo che parlasse male degli altri. Chi parla male degli altri solitamente è uno sfigato e non è una persona di successo. Due, chi fa il lavoro gratis, gratis è la parola magica del marketing. Quando qualcosa è gratis, il prodotto sei tu. Scappa quando qualcuno ti dice la parola gratis, devi scappare. Nessun professionista serio, nessun professionista che ha studiato 20 anni, nessun professionista che ha una laurea, nessun professionista che ha lavorato su se stesso per anni e anni dà qualcosa gratis. Poi per coscienza può dare delle informazioni, ma perché mai qualcuno dovrebbe lavorare gratis? Tu lavori gratis? Se tu lavori gratis vuol dire che non hai mai lavorato. Vuol dire che non ti sei mai impegnato per quello che fai. E non faccio una lista dei fuffaguru o delle persone poco serie, perché i processi si fanno in tribunale, si fanno con delle prove, si fanno con degli avvocati e non si fanno online. Quando tu leggi un commento negativo o un articolo negativo, dovresti chiederti chi lo pubblica e chi è questa persona. Perché è molto facile giudicare gli altri senza avere poi una controparte. Le sentenze e i processi si fanno in un tribunale. Quindi nessuno ha il diritto di parlare male degli altri e chi parla male degli altri solitamente è uno sfigato. Ed è per quello che non faccio la lista a nessuno. Noi facciamo vedere questi risultati. Ok? Questo è il risultato. 40.353,23 chiuso a 1.600 euro per 4-5 rate, qua 8.000 euro, quindi sono 32-33.000 euro in meno. Tanto, poco, questo cliente era molto contento, fidati. Poi lo puliamo definitivamente, togliamo la centrale rischi, facciamo tutto il lavoro esagerato. Quindi quando ho iniziato questo cliente, manco ci credeva, ok? E però dopo è andata bene così. Ogni giorno noi otteniamo risultati. Io mi metto qua, ti faccio vedere dei video e condivido con te dei fatti. Allora, il mondo della verità è sempre un po' ambiguo. Io non credo nelle verità assolute, ok? Ci sono dei termini gratis che mi spaventano, o verità, anche la parola verità un po' mi spaventa, quando qualcuno pensa di avere la verità in mano mi spaventa un po'. Quindi io quelli troppo così wanagana mi fanno un po' paura. Io credo nei fatti, quindi io valuto i fatti, non valuto neanche le parole. Io valuto i fatti, seppur le parole hanno un'importanza enorme e solitamente sono seguite poi dai fatti. Quindi quello che ti invito a valutare, per darti una risposta così un po' generale sulle domande che mi fai, sulle persone serie, quelle meno serie, è valuta i fatti. Non valutare altro, né commenti, né recensioni, né articoli. Oggi comprare articoli o recensioni è solo una questione di soldi. Non l'ho mai fatto, le 150.000 persone che mi seguono qui sono tutte vere e sono tutte persone che mi vogliono bene e mi seguono perché do contenuto e un contributo e a volte anche simpatico a quello che è il mio mestiere, che è l'ingegneria finanziaria. Va bene? Ciao, buona giornata a tutti.